Fuggito a un posto di blocco della Guardia di Finanza a Castelnuovo Bozzente, un automobilista residente in provincia di Varese è stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La vettura, che era senza assicurazione, è stata sequestrata e il conducente ha ricevuto una lunga serie di multe per violazioni del codice della strada, oltre che delle norme per l'emergenza sanitaria. I militari delle Fiamme Gialle di Olgiate Comasco, impegnati nei controlli, hanno intimato l'alta al conducente di un Alfa Romeo 147 che ha ignorato il segnale e ha proseguito la corsa, allontanandosi a velocità sostenuta nelle vie del centro del paese. I finanzieri, grazie anche alla collaborazione del sindaco di Castelnuovo, che oltre ad aver assistito alla fuga ha consegnato le immagini delle registrazioni delle videocamere di sicurezza, hanno identificato l'auto. Le Fiamme Gialle si sono presentate a casa del proprietario, a Malnate. L'uomo ha provato a dire che aveva perso le chiavi della vettura e che ignoti potevano aver usato la sua auto, una versione apparsa chiaramente non credibile. Dalle immagini di videosorveglianza, le forze dell'ordine sono riuscite a isolare un frame che mostrava chiaramente l'uomo alla guida dell'Alfa Romeo 147. L'uomo ha dunque ammesso le sue responsabilità e ha dichiarato di aver nascosto la macchina in una via di Malnate e di essere fuggito al posto di blocco per paura delle sanzioni per le normative anti-Covid. La vettura, come emerso dalle banche dati, non aveva l'assicurazione ed è stata dunque sequestrata. Al conducente sono state contestate 5 infrazioni al codice della strada, oltre alle sanzioni previste per essere uscito di casa senza un reale motivo.